Salve a tutti, benvenuti al secondo tutorial che riguarda la nuova versione di Camera Raw numero 13 2021. E prima di addentrarci a conoscere gli strumenti di editing, vediamo cosa fare dopo che abbiamo modificato la nostra immagine in Camera Raw e troviamo diverse possibilità. Innanzitutto possiamo aprirla in Photoshop e possiamo utilizzare il pulsante posto qui in basso. Vedete, abbiamo Apri. Se clicchiamo su Apri, con questa opzione l'immagine viene aperta in Photoshop come livello normale, cioè avremo un livello normalissimo. Se invece vogliamo aprire sempre in Photoshop ma come oggetto avanzato, guardate cosa dobbiamo fare. Dobbiamo premere il tasto maiuscolo e guardate, il nostro pulsante invece di apri cambia e diventa apri oggetto. Quindi cliccando con apri oggetto avremo la nostra immagine aperta in Photoshop ma come oggetto avanzato. Ugualmente, guardate, sempre da qui, se clicchiamo qui sulla freccettina abbiamo apri, apri come oggetto e apri come copia, quindi possiamo aprire anche come copia. Se invece non vogliamo aprire la nostra immagine in Photoshop e chiudere Camera Raw mantenendo le modifiche in modo da poter poi ancora aprire l'immagine e continuare l'elaborazione, dobbiamo premere chiudi. Se noi premiamo chiudi, Camera Raw si chiude e manteniamo tutte le nostre modifiche. E guardate, andiamo a vedere in Bridge la nostra immagine, eccola qua, vedete? E questa qui è quella che io ho salvato, cioè ho chiuso Camera Raw, e quindi qui in Bridge la nostra immagine adesso ha questo quadratino qui su in alto a destra, all'interno della miniatura, e troviamo questo, dicevo, questo simbolino di modifica che ci avverte che l'immagine è stata modificata. E quindi cliccando due volte la riapriamo in Camera Raw con tutte le modifiche. Guardate, facciamo la prova, quindi torno ancora in Camera Raw e poi faccio chiudi, ritorno in Bridge, ecco qua che abbiamo le modifiche, quindi vuol dire che questa immagine è stata modificata, clicco due volte e la riapriamo in Camera Raw e abbiamo tutte ancora le nostre modifiche, vedete il prima e il dopo. Possiamo eliminare le modifiche sempre da Bridge, andando sempre qui nella nostra miniatura, tasto destro del mouse sul quadratino, e qui troviamo impostazioni di sviluppo. E abbiamo cancella impostazioni oppure conversione precedenti. Quindi in questo modo andiamo a eliminare, poi non visualizzeremo più questo quadratino, e andiamo a eliminare le nostre modifiche. Ma andiamo a vedere nella nostra cartella dove abbiamo modificato il nostro file, eccolo qua, guardate, questo è il nostro file originale, guardate, si vede che questo è quello modificato che ho salvato in JPEG, e poi abbiamo questo file XMP. E se vi ricordate, ne abbiamo parlato nel primo tutorial, e questo file contiene i metadati con tutte le nostre modifiche. Ricordatevi una cosa, che se spostate il file, questo qui, RAW, modificato in una cartella diversa, dovete anche spostare questo file per mantenere i dati delle modifiche e naturalmente non eliminarlo. Ritorniamo sempre qui in Camera Raw e poi abbiamo il nostro pulsante, vedete, annulla. Con annulla noi chiudiamo Camera Raw e non vengono apportate modifiche, l'immagine rimane allo stato iniziale. Abbiamo visto che le immagini le possiamo salvare in un formato differente, lo possiamo fare attraverso l'icona che è posta qui in alto a destra, che vedete che è questa qui che converti e salvi immagine. Oppure la stessa icona la troviamo nella miniatura, che l'abbiamo già visto, e cliccando si apre la nostra finestra opzioni di salvataggio. E qui subito troviamo salva predefinito che in questo caso è impostato come JPEG, ma questo lo decidiamo noi perché possiamo impostare dei predefiniti, salvarli per poi salvare l'immagine senza passare da questa finestra. Ma questo poi lo vediamo dopo. Per adesso lasciamo così e andiamo avanti. Possiamo scegliere la destinazione nella stessa posizione oppure scegliere una cartella differente, denominare il nostro file con lo stesso nome del documento oppure abbiamo varie scelte. Vedete, possiamo dare un numero seriale, una cifra, due cifre oppure la data. Oppure il nome del documento in maiuscolo, eccetera. Qui potete scegliere varie opzioni. Inoltre, qui, essendo JPEG, possiamo scegliere l'estensione del file, notamente che qui è impostato JPEG, col formato, vedete, JPEG, e poi andando avanti abbiamo anche la possibilità di inserire la qualità, in questo caso è massimo. Inoltre abbiamo lo spazio colore, che in questo caso è Adobe RGB 1998,
Ma se vogliamo andare in web, vedete, cioè salvare un'immagine per web, possiamo scegliere sRGB JPEG. E questo naturalmente poi lo decidete a seconda dell'utilizzo del file che dovete fare. Inoltre possiamo anche ridimensionare l'immagine se la larghezza altezza, cioè praticamente noi qui abbiamo anche la risoluzione, vedete pixel per pollice, e possiamo decidere che non raggiunga la larghezza o una larghezza massima. E poi abbiamo anche qui abbiamo anche la possibilità di salvarlo con la nitidezza, vedete? E scegliere se carta opaca, carta lucida o schermo. Potete anche deselezionare questa voce perché se decidete poi di dare una nitidezza, magari in Photoshop o anche dopo in Camera RAW, quindi decidete voi. Tutte queste impostazioni, vedete, cambiano a seconda di quello che scegliamo come formato. Adesso qui andiamo qui, per esempio, e abbiamo negativo digitale. E vedete, cambiano tutte le impostazioni. Con negativo digitale noi andremo a creare un file con estensione DNG. E ne abbiamo già parlato, il file DNG contiene sia il file originale che le modifiche. In effetti, guardate qui l'estensione file, abbiamo DNG e poi abbiamo compatibilità Camera RAW o versioni successive. Qui potete scegliere la varia versione. Se naturalmente lavorate con la versione precedente, potete scegliere la versione precedente. Poi abbiamo incorpora dati caricamento rapido e con questa opzione il file viene caricato più velocemente anche se poi aumenta un po' le dimensioni. Abbiamo poi, l'abbiamo già visto, JPEG, formato TIFF, le impostazioni non cambiano molto, come vedete adesso andiamo a vedere, eccolo qua, TIFF, abbiamo, vedete, stesse impostazioni che avevo qui visto con JPEG, poi anche il formato Photoshop. E il formato PNG che garantisce la trasparenza. Se andiamo a scegliere un predefinito JPEG, andiamo a vedere, eccolo qua. Poi scegliamo nome documento, lasciamo tutto così. Metadati lasciamo tutti, che viene salvato con tutti i nostri metadati. Qualità ho messo qui, vedete, massimo. Poi lo spazio colore Adobe RGB 1998. E poi risoluzione 300 pixel per pollice. Quindi a questo punto andiamo a salvare questo predefinito. E quindi guardate da qua su, clicchiamo e qui abbiamo salva predefinito, in questo caso come JPEG massimo. Io l'avevo già salvato e quindi in questo modo ho già tutto il mio predefinito già impostato. Adesso a questo punto abbiamo la nostra immagine, andiamo qui a vedere però in bridge. Togliamo via la nostra immagine JPEG, la elimino, dico di sì, torniamo sempre in Bridge. Una volta che abbiamo impostato il nostro predefinito, guardate cosa facciamo. Adesso ci posizioniamo sia su questa icona oppure su questa qui su in alto, come abbiamo visto. Premiamo il tasto Alt e poi clic col tasto sinistro del mouse. Andiamo a vedere in Bridge. Eccola qua la nostra immagine che è stata salvata, vedete, con il nostro predefinito. Quindi, torniamo sempre qui in Bridge, questo ci permette di salvare immediatamente il nostro file senza aprire la finestra di salva perché lo salviamo con il nostro predefinito. Se invece vogliamo cambiare naturalmente formato, eccetera, dobbiamo per forza aprire la nostra finestra. Un'altra cosa che volevo dirvi è che se qui abbiamo più immagini come miniature, possiamo selezionarle tutte, col tasto Ctrl poi le selezioniamo tutte. E le possiamo salvare in un solo colpo, praticamente o con Alt, con un colpo infinito, oppure aprendo sempre la nostra finestra. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.